importante è che la nostra richiesta avanzata per il vostro tramite al prefetto di approfondire gli strumenti normativi e giurisprudenziali che in questo momento ci sono, e cioè le sentenze che abbiamo, è stato recepito in pieno dal prefetto di Avellino, che ha preso impegno nelle prossime ore insieme agli, diciamo, agli istituti statali preposti, cioè l'Ispettorato del Lavoro e l'INPS, di verificare quello che noi abbiamo rappresentato, cioè gli strumenti appunto detti che ci sono, e quindi nelle prossime ore, al massimo nei prossimi giorni, ci farà avere una risposta rispetto a questo approfondimento, e se l'approfondimento fatto può condurre alla soluzione della vicenda delle mensilità arretrate. Ovviamente per l'impostazione che abbiamo dato, noi siamo fiduciosi che questo possa essere possibile, e diciamo l'impegno all'approfondimento del prefetto, che è quello che noi volevamo quando abbiamo chiesto l'incontro, almeno da questo punto di vista ci dà garanzia che c'è una struttura di questo Stato, di questa Repubblica, che prende a cuore e valuta quello che altre, come dire, che altre organizzazioni di questo, come era la Corte Costituzionale o qualche tribunale, hanno messo in piedi. Quindi siamo fiduciosi, siamo certi che nella lealtà di questa vertenza il prefetto manterrà l'impegno che ha assunto, e noi siamo fiduciosi, poi ovviamente dal suo approfondimento verrà altro. Immagino ci sarà un confronto anche con gli altri lavoratori della struttura che sono in presidio e in sciopero, questo diciamo cambia che qualcosa? Che in queste ore c'è anche in evoluzione la questione del futuro, e quindi la chiusura che dovrebbe avvenire oggi della commissione COM della ASL rispetto al percorso che sempre in prefettura è stato tracciato. Anche su questo ci pare di avere sufficienti garanzie che oggi la commissione COM chiuda questi lavori, e poi con i tempi necessari tecnici proseguiamo nella trattativa. Ovviamente questi due elementi di oggi li presenteremo adesso ai lavoratori che sono in presidio, per valutare se queste due novità consentano di interrompere la protesta che stiamo portando avanti, oppure riteniamo che debba andare avanti. Ovviamente, dato che la situazione è complicata e riguarda anche il sacrificio la mortificazione dei nostri corpi, voglio dire, l'assumeremo insieme ai lavoratori, come abbiamo sempre fatto, ma anche con il segretario regionale della Funzione Pubblica CGIL. Devo dire che il prefetto ci ha calorosamente invitato a sospendere lo sciopero della fame, adesso valuteremo insieme ai lavoratori.